Bella ragazzi, bentornati nel mio canale. Siete ancora in compagnia di Frappo il Tuttofare e siamo ancora una volta nel sesto episodio, non vorrei dire una cagata, ma sesto episodio di Dead by Daylight. Andiamo subito a farci le nostre due partite, di cui la prima con sopravvissuto e probabilmente anche la seconda. A tra pochissimo. Ok ragazzi, siamo entrati. Rifugio insanguinato, demolizioni auto. Allora, vediamo di andare meglio dello scorso episodio. Possibilmente. Oh, abbiamo già trovato la nostra compagna. Credo stia sabotando. Merda. Stava sabotando il gancio. Allora, andiamo a cercare un generatorino. Eccone uno. Allora, ci proviamo, andiamo da questa parte, ci proviamo. Ok, eccoci qua, via, ripariamo. Allora, non ho ancora capito bene il killer, non ho capito ancora bene che killer ci sia, perché fino adesso c'è stato molto silenzio, quindi non lo so, però lo scopriremo presto di sicuro. Ah, uno è stato già colpito, Sherry, tra le altre cose, non me ne ero neanche accorto. Ok, prima schifata, un'altra, ah ok, ce l'abbiamo fatta. Quanto che ansia qua in mezzo, tutto l'ho scoperto, vabbè c'è qualcosa che può bloccarlo però, una caga. Va bene, dai che non siamo messi male, ha quasi riparato tutto questo generatore, non è affatto male. Ok, abbiamo capito che c'è Michael. Eccolo là, l'avete visto passare? Io sì, un altro nostro amico. Speriamo di riuscire. Oddio, eccolo là, guardate. Quello lì con la torcia cerca di accecarlo, lo insegue. Sembrava quasi una scena comica. Sopravvissuto che scappa, il killer che lo insegue, l'altro sopravvissuto che insegue il killer per accecarlo. Vabbè, allora, abbiamo riparato questo generatore. Ha appena preso una. Che la sta portando là, quindi noi ci mettiamo da questa parte, andiamo da questa parte che cerchiamo di salvarla. Vediamo. Allora, oddio, ha laggato. Perfetto, Samuel Legend è stato preso. Però adesso se non. L'ha salvata. Oh merda, scappano tutti da questa parte. Quindi io aiuto, aiuto, aiuto. No, cosa fai? Non fermarti qua. Ma porca puttana, ma si può! Ma raga! Cazzo! Cioè, io ero lì perché pensavo passassero entrambi e magari non mi vedesse, no? Invece no! La sfiga più totale. È andata a prendere me. Erano in tre, ha preso me. Adesso lo tiriamo giù comunque. Siamo in tre feriti, un generatore basta fatto, però vabbè, cioè, oh, non fermarti! Sono un coglione io, eh. Oddio. 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 Aspettate un secondo. Ah, ok, là, è lontano. Ha preso quella lì. Allora noi cerchiamo di riparare. Di riparare? Cosa? Che non vedo niente qua. Ah, qua. Cerchiamo di riparare questo qua. Madonna mia, che ansia che ti mette Michael Myers. Madonna mia. È incredibile. O comunque io spero vi piaccia questa serie, tra virgolette, queste puntate su Dead by Daylight. A me piace molto. Soprattutto, devo dire la verità, anche giocare con sopravvissuto è molto più bello. Perché anch'io, quando ho guardato i video su gli altri YouTuber, era molto bello vedere la parte del sopravvissuto. Il killer un po' meno, devo dire la verità. Però. E poi sono contento che finalmente riesco a giocare bene su Dead by Daylight. Perché prima, non so, col sopravvissuto particolarmente, mi dava dei problemi incredibili. Non mi trovava mai la lobby, mi buttava fuori. Non lo so. Eppure la connessione è quella. Cioè. Non lo so. Allora. Ok, ne abbiamo. Bella così. Non è me. Oh, ma uno è quasi morto! Cazzo!
Cazzo, quello sul gancio è morto, non possiamo più far nulla. Cazzo, non me ne sono minimamente accorto. Ecco. Qua uno ha fatto esplodere tutto. Ah, ma che cazzo stai facendo? Oh, amico. Cioè. Allora. Ne mancano due, potremmo anche farcela. Però non sarà facile. Non sarà facile. Oh, cosa cazzo è ancora qui sto stronzo qua? Che? Vieni qua. Ok, dai che ti curo, bravo. Siamo abbastanza coperti. Dopo però tocca a te, eh. Mi raccomando, perché sennò mi incazza. Ok. E non farmi male. Ok, bravo, 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 bravo. Bravissimo. Ok, qui c'è l'ultimo generatore, cioè l'ultimo da riparare. Quindi andiamo qui e aiutiamo il nostro amico. Aspetta. Riparazione cassetta degli attrezzi, non l'avevo mai fatto. È la prima volta. Non so cosa cambi. Non lo so. Vediamo. Ok. Sapete cosa? Secondo me, no, scherzavo, stavo per dire che forse con la cassetta degli attrezzi non faceva fare i test, invece mi ha smentito subito. Bella. Allora, andiamo subito da questa parte, siamo tutti e tre in vi... Bravo, distruggi quello. Allora, credo che l'uscita sia questa. Oh merda. L'avete visto, era lui, no? Non era un sopravvissuto, era il Myers. Ancora lì. Pezzo di merda. Ah. Aia. Sbaglio? O è lì? È lì, è lì, è lì. Oh merda. Merda. No! No! Ma raga, pensavo fosse chiusa lì la strada, non ci posso credere. Che stupido. Ma sempre me deve prendere, ma io non lo so. Vabbè, non ha senso neanche farlo. Cioè, il gancio era qua attaccato. Ma ragazzi, ma che sfiga che ho. Eccoci qua, appesi, belli belli noi. Madonna, che sfiga. Speriamo che gli altri mi salvino. Ok, uno apre l'uscita, va bene. L'altro però che venga a salvarmi, vi prego. Vi prego. Cioè, venite, dai. Samu Legend Learning the... Non provate a scappare. Ok, bravi. Vediamo dov'è. Il bastardo di sicuro campererà su di me. Ovviamente. Eccolo lì, infatti. L'ha beccato, ragazzi. No, non l'ha beccato, incredibile. Bravi. Bravi, bravi. Bravi, dai, 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 dai. Madonna, raga. Madonna, raga. Venitemi a salvare, vi prego. Venitemi a salvare, salvami. Salvami. Grandissimo. Fuga più totale. No, 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 non può avermi visto, no! Mi taglierà di sicuro la strada. Vaffanculo! Figa, meno male, raga, meno male, siamo fuggiti. Bella partita, nulla da dire, abbiamo 22.000 punti di sangue. Mi potenzio e ci vediamo nella seconda partita. Bella, siamo entrati nella seconda partita, Torrente del Tormento Factory Cold Wind ancora una volta. Procediamo subito. Allora, vediamo chi sarà il killer stavolta. Come vedete mi sono messo la cassetta degli attrezzi, che in realtà mi sa che l'ho trovata nella partita precedente. Allora, andiamo, seguiamo la nostra compare di qua, andiamo, vediamo se... No, sì, ce n'è uno lì, mi sa che sta andando anche lei. Ah no, lei sabota quello, bravissima. Bravissima.
Sabotarli è una cosa davvero fondamentale. Io non so, sapete che non so sulla, con la cassetta di attrezzi se posso farlo. Dopo provo. Voglio provare perché se posso è una figata. Assolutamente sì. E poi è importantissimo. Brava. Adesso brava, aiutami. Andiamo più veloci, forza. Oh merda. Dov'è? Scusate se non ho detto nulla, ma... Ah, starnuto! No. Ok, aiuto. Ok. Forse l'abbiamo... Boh, forse se n'è andato. Io la ritento, mi rimetto qua. Mi rimetto qua. Sempre con calma e procediamo alla riparazione. Ok. Merda, era vicinissimo, è stata una bastardata questa. Ce ne andiamo. Vaffanculo. Vaffanculo bastardo. Pensavo non mi avesse visto. Vaffanculo. Dove me ne vado? Dove vado? La vedo dura scappare, la vedo dura. Infatti. Leggermente. Ah, raga, niente da fare, sono stato un po' stupido io. Mancherebbe anche poco dal divincolarci, eh. Oh, incredibile, siamo scappati. Siamo scappati. Vaffanculo, via. Oh, perché non mi corre? Ma raga, sto schiacciando il tasto, eh. Comunque, ragazzi, stavo anche pensando di fare una cosa che mi piacerebbe molto, ovvero una streaming. Ovviamente non so quanto senso abbia farla a questo punto del canale, possiamo dirla così, nel senso sono agli inizi, siete pochissimi a seguirmi, quindi non so quanto successo abbia, però mi piacerebbe davvero molto farla. Devo dire che... Aspettate. Ah, ecco perché, è qua vicino. Bastardo ha messo la trappola! Bastardo ha messo la trappola! Allora, se non sbaglio ha messo la trappola, no? Quindi... No, non ha messo la trappola. L'abbiamo salvato. Boh, raga, avevo sentito dei rumori, pensavo avesse messo la trappola, raga. Oh! Scavalca? No, non è servito a nulla. Vabbè. Oh, ma hanno sganciato, hanno tolto un sacco di ganci grandissimi. Ci mettiamo qui. Proviamo a riparare questo qui. Mamma, questa partita maledizione! Un'ansia totale, un'ansia. Infatti sto sbagliando per quello, mamma mia, raga. E comunque vi stavo dicendo che mi piacerebbe molto fare una streaming, però non so ovviamente quanti ci sareste a seguirmi. Però prossimamente, se vedo che il canale inizia a crescere leggermente, la farò molto volentieri. Perché secondo me anche su questo gioco magari è molto carina. Ah, ok, lui è qua. Se noi ci appostiamo come prima, che voglio cercare di... Non riesco mai a trovare il tasto per abbassarmi. L'hanno salvata, evidentemente. Bravi ragazzi, aspetta, vieni qua a curarmi. Curami. Brava. Bravissima, curami così. Brava. Oh, ma raga, ma questa partita credo sia stata quella con cui ho più ansia in assoluto, una cosa incredibile. Madonna, oh. Ok, ci siamo curati noi.
Quindi, perfetto. Torniamo al generatore che era da questa parte, mi sembra. Ce n'è uno qua nei dintorni che dobbiamo riparare, che stavo riparando prima. Ah, è là. No, non credo sia quello, però comunque un altro. E quindi abbiamo attivato questo qui. Bene così. Grandissimi, grandissimi. Allora, ce ne andiamo da questa parte. Oh, ma hanno tirato giù tutti i ganci. Che figata, bravissimi. Questo è da attivare. Un altro, perfetto. E no, ho sbagliato. Ecco. Bravissima, che è venuta anche lei. Madonna. No, aspettate. Ah, grandissimo pezzo di merda. Scusate se non ho parlato, ma sono... Ah, no, 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 no. Madonna ragazzi, che stupido! Perché mi faccio sempre prendere come un coglione io? Perché sempre come un coglione mi devo far prendere, raga? È una cosa incredibile. Oh, c'è anche da dire, se sono sfigato, se mi appende perché ma la maggior parte dei ganci è stata tolta. Infatti, riusciamo a scappare. L'unico problema grande è il fatto che l'uscita qua non c'è ancora. Quindi... Allora, lui mi taglierà la strada di lì. Una lì. Noi dobbiamo assolutamente, prima di tutto, prendere una cazzo di aprire di un'uscita. Perché è fondamentale. Credo che sia dall'altra parte di là. Quindi io intanto apro questa fuga. Ok. E ce l'abbiamo fatta. E ce ne scappiamo così. Bellissima fuga. Abbiamo rischiato perché siamo stati presi, ma no, aveva ganci, li stavo sabotando anche l'ultimo, quindi raga, 35.000 punti c'ho. Sti cazzi. Ne ha fatto un bel botto. Bella ragazzi, questa se non sbaglio era già la seconda partita, quindi l'appuntamento di Dead by Daylight credo sia il sesto episodio. È finito qui. Nel prossimo episodio probabilmente sarà un appuntamento speciale, lo scoprirete, guardate il video. Mi raccomando, mettete like, commentate, condividete e iscrivetevi al canale. Al prossimo appuntamento col vostro frappo di tuttofare.